is coming. Purge this town and all your need. And I'm gonna cut you down. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi, dopo non aver fatto assolutamente niente nello scorso video. Poco e niente. Proseguiamo. Proseguiamo da questa stradina dove eravamo rimasti, insomma. Cioè, vediamo se c'è un po' di gente. C'è un po' di gente, adesso si fa un po' viva la situazione. Sì, vabbè. Culo. C'è un bel po' di gente. Tira un sassolino e basta. Il cane più che altro che non te ne parla. Bene. Vallo a prendere quello che dici. Questo qui. Questo è quello scarzino, quindi si può fare subito. Perché quello l'altro, se non sbaglio, è più forte. Uno di quelli lì con la mazza di prima. Allora, di qua si va da qualche parte? Sì. Mamma mia, ci stavamo perdendo di nuovo. Prima guardiamo dentro in chiesa. Ah, allora. Questo era stupido. Ok. Certo, non siamo mica proprio nati ieri. Ce n'era un lumino, l'avevo visto. Certo, due lumini. Usata di sangue freddo per due. Cosa succede? Siccome ho avuto paura che... Molotov per quattro. Troppo facile. Beh, che ci sta niente facile. Praticamente qua. Lumini messi così, vabbè. Andiamo dentro. Di notte, attento all'invisibile. All'invisibile a chi? C'è sta uno. Dove? In fondo c'è uno stupido. Qua, secondo me. L'ho appena visto, sta qua. Vediamo dove, non penso che era questo l'invisibile. Anzi. Non credo proprio. Vedi qua. Attento imboscata. Sì, sarebbe quello stupido che sta qua dietro, che ho appena ucciso. Conoscenza del fuoco. È una porta lì. No. Cioè, praticamente qua non c'è sta niente. Solo quello. Conoscenza del fuoco. Insomma, è quello che non ti fa perdere di sangue, no? Quindi è buono. La conoscenza del folle. Non è quella. Ah, è quella lì che ti fa diventare pazzo. Ma no. La follia ti aumenta l'intuizione là. Che cos'è che ti fa diventare pazzo per suonare quella campana là? Ma non lo so. Proseguiamo. Andiamo sull'albero. Scendiamo un attimo. No, sull'albero no. Andiamo. Ma sì, scherzo. Oh, c'è uno che mi aspetta col cane. Con 100 cani. Ok, andiamo a prenderlo perché ha la pistola. Ah. Ok, morto. Prendi qua il... alluminio. Aspetta. Vabbè. Proiettili. Qua cosa c'è? Una porticina per noi. Che bene la cappella. Perché entriamo dentro praticamente. Cioè. Ma da un'altra parte, perché qui non ci sono andato. Qui c'è una nota da capire. Oh, tu. Qui c'è un... Un ingranaggio. Che... Ah, siamo andati sopra. Sì. Forse alza la pedana lì in mezzo questa. Ha
passa. No, la sposta. Ah, la sposto, se andiamo nelle cripte. E c'è la scala. Altra conoscenza del fuoco. Scendiamo da qua. Ma perché era solo questo qua? Non lo so. Mi hai fatto scendere. Ho capito. Ma... Mamma mia. Perché mi ricordo, io prima di buttarmi ho pensato, ma mi sembra che c'è un'altra stradina, vado a vedere ragazzi, scusate. Vabbè, dai, siamo subito qui, santo cielo. Scusate, ma siamo un attimo persi, abbiamo 5.000 anime in tutto questo. C'era quella strada dritta lì, vedi, noi siamo andati di qua, ci siamo buttati giù, ma c'era una stradina che andava di qua. E cosa c'è? Magari non c'è sta niente. Oddio. La discesa lì. Ancora qualcosa da leggi, vedere. Leggi. Ah, c'è qualcosa da leggere, scusa. No, qui. Lì davanti. Bello. Puzza di amico. Puzza di amico. Se è un amico non dovrebbe puzzare, prima cosa. Oddio, non lo so, ma qui gli amici puzzano. Eh sì, c'è qualcuno seduto lì. Andiamo alla pistola, che se non mai sapete. Vedi, una, abilità collaboratore. Bene, siamo il nostro collaboratore, gli parliamo. No, no. Che è successo? Tu sei un cacciatore di belve, vero? Certo. Lo sapevo. Anche io ho cominciato in questo modo. Ti chiedo scusa, chiamami pure Alfred. Ciao, Alfred. Ciao, Alfred. Protetto di Mastro Logarius, cacciatore di vile sangue. Allora, cosa mi dici? Le nostre prede possono essere diverse, ma siamo entrambi cacciatori. Certo. Perché non collaborare e discutere di ciò che abbiamo appreso? Cioè? Collabora. Oh, molto bene. Molto bene davvero. Prendi questo per celebrare il nostro incontro. Carta infuocata. Bene. Prega. La caccia alle belve è una pratica sacra. Che il buon sangue ti mostri la via. Allora, siamo diventati amici di Alfred. Potremmo trovare parecchie cose da condividere. Forza, dimmi cosa suscita il tuo interesse. Parla della Chiesa della Cura. Come sai, la Chiesa della Cura è la fonte del sangue curativo. Beh, io sono un semplice cacciatore. Non conosco molto bene i meccanismi dell'istituzione. Però ho sentito che il sacro ricettacolo del sangue curativo è venerato nella cattedrale principale. Andiamo a rubarcelo noi. I consiglieri della vecchia chiesa risiedono nel livello superiore di Cathedral Ward. Se sei in cerca di sangue curativo e la chiesa è disposta ad aiutarti, ti conviene far loro visita. Parla di è un antico luogo. È la tomba degli dei che si trova sotto gli Arnam. Dovrebbe essere familiare a ogni cacciatore. Tempo fa, un gruppo di giovani studiosi di Bergenwerth ha scoperto un sacro ricettacolo nei recessi della tomba. Questo ha portato alla fondazione della Chiesa della Cura e a tutti i riti legati al sangue curativo. Mi hanno chiesto una cosa dopo, prima che... Da questo punto di vista, tutto ciò che esiste di sacro a Yharnam può essere fatto risalire a Bergenwerth. Oggi, però... Quel luogo giace sepolto da una fitta foresta, abbandonato e in rovina. Inoltre, la Chiesa della Cura ha dichiarato che Bergenwerth è un'area proibita. Non è chiaro quanti di coloro che vi hanno studiato siano ancora in vita, ma solo loro conoscono la parola chiave che consente di superarne il portale. Vabbè, abbiamo chiesto tutto, quindi... Che il buon sangue ti mostri la via. Allora, cosa ci ha dato sto tizio? Che questo tizio noi ci ha dato qualcosa alla carta infuocata. Carta grezza aggiunge effetto da fuoco all'arma. Ok. In pratica come sarebbe una cosa anche in Dark Souls, si poteva mettere il fuoco sull'arma. In pratica ci ha dato una cosa da mettere il fuoco sull'arma sto tizio, quindi va bene così. Ok, abbiamo parlato di tutto con questo tizio. Possiamo... Siamo fatti amici, ci possiamo saltare giù? Ah no, dobbiamo andare avanti ancora? No, dobbiamo saltare giù, allora vado a saltare giù. E tu mi hai detto andiamo a saltare giù. Non sei saltato giù, fai tutto il giro. Ho sbagliato ragazzi, va bene. Ok, andiamo giù nelle cripte. No, andiamo giù, non sappiamo dove, ma penso nelle cripte, che sì. È una tomba. Ma in poche parole, questo sarà uno di quelli che puoi avvocare se siamo in difficoltà.
non so chi è questo tizio, Credo di sì. vedremo, andiamo sotto qui a vedere se troviamo il sangue della... Tutti. Andiamo con circospezione massima. Anche perché non c'è praticamente niente, cioè nel senso che non c'è un'altra strada. Quindi... Leggi lì prima di prendere l'omino. No, c'è un'altra Ah, strada. certo. Tempi, pietra del sangue. Temi. Tempi. Puzza di belva. Imboscata più avanti. Vabbè, prendiamoci l'omino. Gemma del sangue della Un'altra. tempra. Imboscata, accendi questa candela. Non si può. Eccolo. Oh. È il lupo mannaro. Non si vede Mannaggia. Io non capisco perché quando cerchi di... Dove è andato? Dai, stupido. Ah, non vieni. Sì che viene. Non viene. Ma non mi attacca. Non so se è l'unico, Finita capito? vita ancora? Ora è morto. Molto bene. Cosa ci lascia? Frammento di sangue. Allora. Qui non c'è niente, io devo vedermela tutta sta parte Certo. perché non si vede praticamente niente. Molto bene, guardiamo laggiù in fondo se c'è qualcosa, Quasi ma non no, ok. credo. No, c'era solo sto tizio qua dentro, a sapere lo facevo qua. Sì, vabbè, non è che si può mai sapere se ce n'è uno o se ce ne sono 40. Imboscata, solo uno. Poi uno se l'aspettava anche, ecco. No? Certo. Poi me ne aspettavo 40 io. Scaletta. Solita proprio io. Comunque è un po' stitico di falò, sto No, però hai visto che c'è, però tu non trovi falò, trovi la via. Certo. qua. Cioè, no, qui sono sceso con la scala qua, no? Perché mi fa andare solo? Qui c'è un Esatto. No, lumino. Antidoto. quattro dita, quindi siamo sotto il veleno di qualcuno, Sì, perché adesso arriva il veleno. solitamente No, anche se ne forse... abbiamo trovato poco fino adesso, quindi forse non c'è subito. Questo è morto, non è... Eccolo il Ecco. lumino. Che lumino. È un falò quello. Ha una lanterna. Qualcosa qua, vedi? Certo. Miscela Miscela di di sangue sangue acre che e acre. serve a far impazzire i mostri. Molto bene. Ho detto che è stitico di falò e E l'abbiamo trovato. mi ha dato subito il falò. Però mi sembra un po' stitico di mostri qua. C'è Niente no, qua dentro. proprio Allora, la qui non ci può bestia. stare niente perché stiamo col falò, quindi qua non può starci nessuno. Ok, quindi possiamo andare avanti. Qua cosa c'è? Esamina. I cacciatori non sono i benvenuti. Apri porta. D'altronde Sì, però secondo me abbiamo perso qualcosa di sta zona, perché veramente... O vecchia. di armi, no. Allora, qui i cacciatori non sono benvenuti, quindi... Andiamo avanti di qua, non ce ne sono altre strade. No, di là sono delle strade chiuse, non possiamo fare niente perché abbiamo bisogno dello stemma. Ok, qualcosa. Hai Forse visto? era una cosa tipo la gemma di Brava! quello. Hai presente? Sì, la lucertolina. Mi sa che era una roba simile perché...
Tu, cacciatore, non hai visto l'avviso? Non hai visto l'avviso? Torna subito sui tuoi passi. Old Yarnan, bruciata e abbandonata dall'uomo. È una abitata solo da te. Chi Vabbè, è? Tu intanto esci. Posso sapere chi è? Esci, parla con me. Torna indietro. Quel cacciatore dovrà affrontare la caccia. Vabbè, noi siamo cacciatori, affrontiamo tutto quello che c'è da affrontare, no? Saranno fortissimi? Beh, neanche scarsissimi, però. Oh, andiamo un pezzettino avanti a vedere cosa succede ancora. Là ce n'è un altro. Là. Davanti a te. Non l'hai visto, non l'avevo proprio visto questo. Adesso. Occhio perché ti ho fatto abbastanza male. Sono uscito. Ti manca quel po' di... bombe. Sparati una fialetta. Allora, siamo usciti qui, qui non si vede niente. Lì davanti c'è qualcosa. Parla lì che magari no. A chi già parla? Non lo so, magari era uno di quelli buoni. Questo invece l'ho fatto col terzo. Prima no. Sì. Allora, qui non c'è niente. Qua mi brucio io. Non sembra, io mi brucio. Un altro là. È diverso però questo. Sì, è un mago questo? No. Questo c'ha la sulla mano perché deve fare gli aerosoli, no? Questo. Sì, perché questo non sta bene. Gli impacchi, qua gli impacchi. C'è un raffreddore questo. Qua gli impacchi di aria calda lì. C'è il sangue freddo, qua c'è la strada che va giù. No. Scusate, vedo una cosa per un'altra stasera. Ma come è molto caotico il... Qua c'è una porta. L'ambientazione è molto caotica, a volte faccio fatica a vedere dove andare. Un lumino qua, che aspetta solo noi. Del sangue, vabbè. Classico lumino nascosto lì perché. Sì, però non è che è nascosto e ti dà qualcosa di particolare, no. Nascosto ti dice la solita pietra di sangue, quindi basta così. Qua stiamo andando avanti, sì, sì. Perché c'è un altro. Sei questo... Guarda questo. Attenzione a quello con l'aerosol. Ne sono 4.000 penso davanti. Cosa mi dà? Sembra del sangue della tela. Vabbè, dai. Ma ce n'è un'altra. Ce ne sono veramente 4.000. Bene. E qua non c'è niente. Qui c'è un'altra strada. Scale che vanno giù. È questo motivo che devo fermarti. Questo motivo che devo fermarti, ma chi è? Giovane. Vabbè. Mitra, terra e aria. Bene, col mitra proprio questo. Ora volevo capire una cosa, io qua potevo andare. Sì. No. Non puoi proseguire però.
Ma chi è questo? Questo è Rambo. Rambo la 2 la vendetta. Ah, vale. Rambo 1. E giù tutto. E appena finisce di sparare. Anche perché qui non mi prende. In teoria no. Questo è più grande? No? Ma. No. Sembra più grande? Sì. Perché è più grande. Non riesco a capire cosa è quello. Cosa ti hanno fatto? Ti hanno avvelenato? Cosa ti ha fatto? Sì, ha cercato di avvelenarmi, ma. Non ci è riuscito. Adesso no. Antidoti. Tre antidoti. Ho una vaga impressione che devo fare una cosa prima. Mettere sotto un antidoto. Ok. Qui c'è una strada. Io sono venuto da là, quindi questa stradina c'è sta anche un una. Un po' giallo. C'è quello che spara. No, non so neanche dove sia. Mi sa che dobbiamo andarlo a prendere quel tizio. Mi sa anche a me. Ma ce ne sarà un altro di quelli grandi, uno? 50? Sono tirato. Sta sparando quello. Quello spara lì dentro? Sì. Ah, è quello del fuoco. Ah, me lo vuoi dire? Ok, ma ah, questo stronzo spara. Cazzo, mi ha colpito pure qua. Ho capito perché è saltato qualcosa, perciò. Esatto. Devi capire da che parte spazzare io questo. Vabbè. Tanto. Sto pista che rompa le palle. Ecco. Ho trovato la via. Sento che non cadi giù, è un ponte. Ok. Grazie. No, sono solo corvi. Ho capito, ma devo andare da vendere su. Frammento. Ok. 8.000 anime. Mamma mia. Ma ce ne sono 200. Quello grandino. Ragazzi, ma pigliato. Bravo. Sento che quello si fa lo stesso. È andato quello, ok, sai, il grandino su. No. Ok. Adesso c'è il lumino, sta ancora nato. Sì. Qui non c'era niente, mi sembra. No, c'era un lumino più avanti e basta lì. Con una strada che va di qua. Ah, eccola lì. Allora, vediamoci questo intanto. Ne sono 5.000, forse è meglio che li tiri qualche sassolino. Aspetta, di qua prima. La rotta sta scala. Andare da quello probabilmente, ma non ci puoi andare più, allora.
qui bisogna capire dove andare, perché sì, prima te li devi tirare perché sono un po' tanti. Io lo sapevo. Allora c'è bisogno che metto un'altra volta i ciottolini qua sotto. Non viene? No. Aspetta. Devi appena puoi. Sono bastardoni, però. Bravissimo. Ok, boh. Un'altra, sparati un'altra fialetta. Ah, ce ne sta dando poche fiale adesso. Sì. Prima eravamo sempre, qua ce n'è un altro dietro la nebbia. Bravo. Guarda se ti ha lasciato qualcosa. No. Io voglio capire dove spara questo. Bravo, ti sei preso la tua energia. Sì, per avere una botta subito cerco di riprendermela solitamente. Lo sapevo che qua arrivava. Ce ne stanno di 40. Andiamola a vedere quel lumino, hai preso o no? Qua, devo mettere. Scusa, mi sono freddo. Boh, ma andiamo. Dove sta? Qua su, perfetto. Sto arrivando, Piano piano stiamo arrivando con Nushala. Ma guarda se c'è la porta che si può aprire prima. Aspetta che ho sbagliato ad andare. Sto cercando di... chi è questo? Ho sbagliato proprio. Mettiamoci in un punto dove non arrivano le bombe. È venuto? Non lo so. Non è venuto. E poi ti stavo dicendo... Eccolo. No. Se ne va. Affanculo. Mannaggia. Occhio, che spavento che mi sono presa. E la porta lì, dicevo, si apre. Ma non si apre da questo lato. Vabbè, prima di andare di là forse mi conviene andare di qua. E dipende quanta gente sia qua dentro. Poi ce n'è uno là. C'è un ponte. Mamma mia, c'è veramente peso di un labirinto qua. Attenzione. No, non so. Questo video verrà lunghissimo, ragazzi, ma purtroppo... Noi siamo un po' presi da capire, o se no salutiamo e andiamo avanti dopo, ce ne sono due. Ciao.
parlasse. È andato. Quasi continua a scendere. Io volevo salire per cercare ancora un antidoto che va direttamente nella panca. Sì, ci siamo un po' persi, devo dire la verità. Sì, che stiamo scendendo adesso. Ah, tu sei? Tutto questo casino per uno che si fa la risolta. Però. Dove? È caduto, cosa che succede? Veleno lento. Oh, cacchio. Ma li sta chiamando. Ce ne sono 400.000, ce ne puoi un altro di quei maghi. Mi sa che sono un altro. Bene. Bravo. Bene. Dopo un po' di antidoto anche, mamma mia. Ma secondo me ho sbagliato qualcosa qua io. Non so da dove cazzo arrivano, tutti da qua arrivano. Vedi? Escono da lì. C'è qualcosa che non mi trova. Io devo bere. Il veleno mi sta uccidendo praticamente. Prendono poi i domicili. Qua. Per la bellezza abbiamo 12.000 passanime. Mamma mia, io ho fatto una marea di gente. Ma proprio tantissimi ne ho fatti qua. Infatti non sappiamo dove dobbiamo andare. Un po' largo qui, è molto largo qui. Allora io direi ci salutiamo, prendiamo, ragazzi, il nostro territorio che non abbiamo, però io voglio tornare indietro. Io direi, ragazzi, noi ci salutiamo qua. Alza la manina, va, finché siamo vivi ancora. Noi ci salutiamo qua, siamo tutti impiastricchiati, esatto, di sangue. Nel prossimo video spero di ripartire da qui o un po' su per fare a quel tizio che fuggiva. Sì. Vabbè, ragazzi, è stato bello, ci vediamo nel prossimo video. Andiamo a cambiare le anime, esatto, e gli echi di sangue. Ciao a tutti.